Cecilia furiosa con Laizzo, ecco cosa è successo dopo la puntata. Cecilia Rodriguez replica a Simona Izzo, l'argentina non è preoccupata della sua opinione. Cecilia Rodriguez al Grande Fratello VIP, durante la diretta, è stata duramente criticata da Simona Izzo. L'argentina è stata accusata dalla regista. In particolare, quest'ultima ha dichiarato che secondo lei Cecilia è riuscita a mancare di rispetto a Francesco Monte. L'ex tronista avrebbe mantenuto un atteggiamento molto composto e la Rodriguez avrebbe potuto dare più importanza ad un amore di ben 4 anni. L'argentina non si è scomposta più di tanto di fronte alle critiche della Izzo. Cecilia ha semplicemente confessato di aver seguito il suo cuore e quello che ha fatto è ciò che voleva per se stessa. Ma Simona non è riuscita a darsi pace e ha continuato con la polemica. Laizzo ha affermato che la situazione creata dalla Rodriguez è apparsa, al di fuori, come una vera e propria montatura. Qualche tempo fa, Simona ha ricordato, Geremias e Cecilia si erano impuntati su quanto accaduto a Luca Onestini. L'ex tronista era stato lasciato da Soleil Sorghè e i fratelli Rodriguez erano dubbiosi sulla sua lealtà all'interno del reality. Pertanto, Simona ammette che ora ad avere dei dubbi su di lei sarebbe proprio il pubblico. Raffaello Tonon non difende Cecilia, la Rodriguez parla del passato di Simona Izzo. Forti sono state le critiche di Simona nei confronti di Cecilia. Quest'ultima è stata prontamente difesa da Raffaello Tonon, il quale ha giustificato l'argentina. Nel frattempo, la Rodriguez, dopo la puntata ha detto la sua su quanto accaduto. Cecilia ammette di non essersi scomposta più di tanto per le dichiarazioni della Izzo. A lei non interessa molto l'opinione delle persone che non la conoscono. Io sono tranquilla su quello. Potrebbe stare zitta con tutti gli errori che ha fatto nella sua vita, l'argentina ha poi continuato così. Geremias è pienamente d'accordo con la sorella, mentre Ignazio Moser continua a mantenere il silenzio sulla questione. Cecilia Rodriguez al Grande Fratello VIP, Giulia Dell'Ellis cerca di aprirle gli occhi. Giulia Dell'Ellis, invece, ha cercato di far capire a Cecilia che ognuno ha la sua opinione. L'ex corteggiatrice le ha spiegato che al di fuori, questa situazione che la lega a Ignazio potrebbe essere stata vista in un altro modo. Ma la Rodriguez è sicura che le persone che la conoscono sanno cos'è realmente accaduto. Tonon ha nuovamente appoggiato l'argentina, consigliandole di stare tranquilla.